quel benessere. La forma pensiero di V.B. Charles risalì le scale di corsa e si rinchiuse nel suo appartamento. Con più calma si chiese che cosa era accaduto quando aveva provato quel benessere. Forse in lui era avvenuto uno scatto di coscienza. Iniziò a considerarsi come un meccanismo che impediva alle sue forze spirituali di manifestarsi e che girava su se stesso, formando il nocciolo duro che il suo psichiatra aveva definito depressione. Nei giorni successivi Charles esaminò ancora questo nocciolo e giunse a considerare che forse la sua depressione era causata da un grumo di pensieri che si ripetevano in un vortice, che impediva alla sua mente di generare altri pensieri. La depressione era quindi dovuta all'impenetrabilità del vortice e non ai pensieri che costituivano il vortice. Poi immaginò che l'impenetrabilità del vortice fosse dovuta alla velocità con cui i suoi pensieri vorticavano nella sua mente.